in questo momento ufficialmente quindi il Brand New Tour, questa è solo la prima tappa, poi tutte le band, tutti i sei gruppi gireranno l'Italia, andremo al sud per risalire fino a Milano, il 29 saremo a Rolling Stone, quindi che ne so, se qualcuno è da quelle parti passateci a trovare perché tanto è gratis, quindi vi aspettiamo. Io credo che dopo il successo sanremese non ci sia bisogno di fare delle grosse presentazioni. Magari potreste fare come fanno loro e alzare delle mani e fare un tappeto di sottofondo per introdurli come si deve? Sì? Fate tutto voi. Arrivano, noi ci vediamo su MTV, io sono Fanny e vi saluto in Quinto Rigo! Senza
dal 93 fino ad oggi e abbiamo cominciato dai nostri pub di Ultima facendo appunto le nostre seratine. Dal momento che noi abbiamo iniziato un po' a conoscervi di più, forse nel 99, quando siete stati la prima volta a Sanremo, avete vinto il premio della critica. Ed è il miglior arrangiamento. Tra le varie influenze che abbiamo sicuramente c'è anche la musica folcloristica romagnola, magari non è un'influenza preponderante, però si coglie qua e là come recitazione voluta, ironica a volte. I tuoi occhi angelina, non guardarmi così. Esiste in Romagna la musica solare e noi siamo un po' nell'entroterra invece, quindi proponiamo la musica dalla nebbia. Preferiamo insomma il grigiore alla superficialità, appunto, quindi la decadenza, e, come dire, la malattia, siamo tutti rovinati. Angelina? Sì. Chi è? Bentivoglio Angelina è una donna normale, normalissima, così come l'abbiamo definita, una normalità aliena, e rappresenta appunto secondo noi appunto tutto il mondo femminile. Che poi stramazza però. E naturalmente. È una condanna? In contrapposizione tiriamo fuori il lato peggiore dell'uomo. Quale appunto non, è una specie di delitto passionale, non è indisposto dalla vitalità di questa persona, quindi quello che si chiama amore qui diventa amaro e poi la strangola con il collare. È la strangola. Angelina! Quando vai a sentire Quinto Grillo dal vivo non puoi sapere cosa ti aspetta, perché in realtà ci sono rivisitazioni di un sacco di pezzi, Hendrix, Nirvana, e che voi inserite nei vostri live. Succederà questo anche nel Brand New Tour? Assolutamente.